Grazie per essere venuti qui a questa chiacchierata, a questa conversazione che ho il piacere di moderare su diverse esperienze, esperimenti di attraversare i confini attraverso il giornalismo. Io appunto lavoro per Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e che è un'unità, diciamo, da ormai 5 anni del Centro di Cooperazione Internazionale qui di Trento. Osservatorio è un think tank, diciamo, che gestisce una testata giornalistica Balcani Caucaso e quindi un po' da questa prospettiva guardiamo appunto a un ambito, una zona, una regione d'Europa e quindi noi stessi abbiamo la nostra prospettiva sul giornalismo che attraversa i confini, però oggi siamo qui perché è un po' un momento conclusivo, volevamo aprire anche alla città la chiusura di 1 o 2 giorni di lavoro che Osservatorio, insieme ad una rete di partner di testate da tanti paesi d'Europa, ha portato avanti nell'ambito dello European Data Journalism Network. Questa rete è una rete che esiste, festeggia proprio quest'anno il primo lustro, i 5 anni di lavoro. È una rete che come Osservatorio abbiamo forse con un'idea un po' pazza avuta insieme a Vox Europe qui a Trento davanti ad un caffè e ad un bando della Commissione Europea, abbiamo avuto questo desiderio di provare appunto a lanciare una piattaforma di collaborazione tra giornalisti e tra testate per provare a sfatare un mito, quello che l'Europa non interessa a nessuno, che non ci sia un modo interessante e vivace per approfondire questioni europee, sia di politiche europee, ma anche di questioni sociali, ambientali, politiche che come cittadini europei da casa, cioè insomma anche da molto vicino a noi ci riguardano direttamente. Quindi questa sera voleva appunto essere un'occasione sia per raccontare a persone magari di Trento che non sempre o non necessariamente si interessano di giornalismo o di giornalismo europeo, che qui c'è una realtà che coordina questa rete e che appunto lavora cercando di trovare spunti interessanti per parlare della nostra casa europea, ma anche farlo ascoltando e facendoci raccontare come altre realtà che fanno giornalismo si propongono di fare la stessa cosa, appunto attraversare i confini per raccontare storie, perché spesso le storie, le questioni, i problemi, ma anche le soluzioni non si fermano davanti ad una frontiera, ma appunto le attraversano. Quindi sono molto felice di avere qui con me questa schiera di persone. Adesso vi illustro almeno per nome. C'è il mio collega Lorenzo Ferrari, che è il coordinatore della rete europea del giornalismo di dati. C'è Giampaolo Accardo, posso dire direttore di Vox Europe, un portale che fa informazione sugli affari europei in molte lingue. C'è Luana Moresco della Fondazione Antonio Megalizzi, che abbiamo tanto voluto con noi per la prospettiva non magari di chi fa direttamente giornalismo, non nell'attività della fondazione, ma che può portarci la prospettiva magari del pubblico. E qui sulla mia sinistra sono molto felice di avere Francesca De Benedetti di Domani. Domani è una testata nazionale, giovane, però che siamo molto felici di avere già nella nostra rete di DJNet. E infine, in più vicino a noi, Simone Casalini, direttore del T, anche questa una nuova iniziativa editoriale, a cui facciamo tanti auguri, che siamo felici di avere qui con noi e a lui insomma chiederemo un po' una prospettiva anche appunto trentina locale del perché l'Europa può interessare anche da molto vicino. E quindi io giustamente mi fanno notare che già mi stavo dimenticando il nostro ospite collegato da fuori, Alexander Damiano Ricci, lui l'abbiamo voluto qui perché ha come dire, più innovativo in termini di formati. Alexander lavora per Bull Media, che si occupa di podcasting, e ha lanciato un'iniziativa
nuova che ci racconterà appunto di Europod o Europod, non so, ci dirà come la chiama, però insomma portare il podcasting anche questo ad attraversare i confini. Quindi comincio subito a fare un primo giro di tavolo dove chiedo ai miei colleghi qui di raccontare ciascuna realtà sostanzialmente un po' come interpreta e perché le interessa questo il titolo della nostra conversazione, insomma, attraversare i confini con il giornalismo, come lo fa EDJ Net e quali sono magari le sfide che affronta e come le affronta. E un po' questo lo girerò, insomma, magari ai vari giornalisti qui presenti e poi magari a Luana ridò la parola con una domanda più puntuale. Quindi Lorenzo, a te la parola. Ok, grazie e buonasera a tutte e a tutti. Dunque, lo European Data Journalism Network come attraversa i confini? Lo fa direi in due modi, uno con il giornalismo di dati e due con il giornalismo collaborativo, che tendenzialmente insomma noi facciamo dei lavori di giornalismo collaborativo a partire dai dati, quindi le due cose vanno assieme, ma hanno delle motivazioni in parte diverse o delle dinamiche in parte diverse. Perché partiamo dai dati? Perché pensiamo che i dati possano aiutare a leggere i fenomeni attraverso i confini, quindi anche conoscere un po' o individuare dei contesti anche stranieri che magari non conosciamo, che emergono come interessanti a partire dai dati, quindi dei posti d'Europa dove non so, succedono delle cose diverse, anomale per certi versi o particolarmente positive da alcuni punti di vista o in alcuni ambiti o invece particolarmente problematiche. Quindi individuare dei casi, dei luoghi interessanti da andare poi a conoscere, non per forza attraverso il giornalismo di dati, quindi basandosi su statistiche o informazioni, diciamo, organizzate in tabelle, come sono generalmente i dati, ma anche andando in questi luoghi a capire che cosa c'è dietro quel numero che salta all'occhio, quindi che storia c'è dietro, che dinamiche ci sono dietro, quindi andare anche o sul campo o parlando con gli esperti, le persone del posto, a capire un po' meglio cosa c'è dietro. I dati aiutano anche a fare confronti tra territori, e quindi ci sono magari dei territori come, boh, se non sbaglio, il T titolava sull'aumento della povertà in Trentino un paio di giorni fa. Ecco, quali altri territori d'Europa hanno visto un simile andamento della popolazione in condizioni di povertà negli ultimi anni? Che cosa hanno in comune? Quali territori d'Europa invece hanno visto dinamiche diverse? Non ci limitiamo a guardare quello che succede in Italia, come spesso quando si fanno magari confronti tra province, tra città italiane, ma ampliamo lo sguardo e andiamo a vedere quali altre dinamiche o in quali dinamiche più ampie questi processi si inseriscono, quindi per capirli un po' meglio. I dati possono anche per certi versi circolare un po' meglio attraverso i confini, proprio dal punto di vista del prodotto giornalistico, nel senso che i dati spesso si traducono in mappe, in visualizzazioni, in grafici, in diciamo, elementi grafici che non sempre hanno bisogno di essere tradotti o che non implicano grandi testi, diciamo, quindi possono anche circolare più facilmente o essere tradotte più facilmente attraverso i confini, al di là delle conoscenze linguistiche di ognuno. Tutto questo lo facciamo in modo collaborativo, quindi tendenzialmente i nostri lavori sono fatti da un certo gruppo di testate all'interno della rete. La rete è fatta di 31 testate. Lavorare in 31 testate sarebbe difficile su una certa storia, quindi generalmente non siamo tutte 31 che lavoriamo sulla stessa storia, però magari ce ne sono, non so, 8-10 che scelgono di lavorare su un determinato tema, si mettono assieme, uniscono le forze, si dividono il lavoro e portano avanti un'inchiesta collaborativa su quel determinato tema. In altri casi sono anche solo due testate che si mettono insieme, a seconda dei casi. Ma perché la dimensione collaborativa? Perché al di là del partire dai dati, poi serve naturalmente delle conoscenze linguistiche, serve la conoscenza del contesto, serve la conoscenza, servono dei contatti, quindi gli esperti con le autorità, devono poter andare a capire quello che c'è dietro i numeri. E quindi mettendo assieme le forze, tendenzialmente si riesce spesso a fare un lavoro che
difficilmente si riuscirebbe a fare da soli, sia per capire quello che accade, insomma, quello che c'è dietro i numeri, sia in alcuni casi banalmente proprio per raccogliere i numeri stessi, perché non sempre i dati sono disponibili a livello europeo, a seconda del tema su cui si lavora, e in alcuni casi quindi spesso ognuno, ogni testata praticamente raccoglie i dati a livello nazionale e poi insieme si condividono questi materiali e di fatto si ottiene un'immagine del fenomeno su scala europea che altrimenti non si sarebbe potuto ottenere. Per fare un esempio, il lavoro che abbiamo fatto sull'impatto che ha avuto il Covid nelle carceri europee è stato un lavoro di questo tipo, in cui ogni partner della rete di fatto ha raccolto i dati a livello nazionale, chiedendoli al Ministero della Giustizia, chiedendoli a chi li ha raccolti sui casi di Covid in carcere, le vaccinazioni in carcere, le morti di Covid in carcere, eccetera, e insieme abbiamo prodotto una panoramica sull'impatto del Covid nelle carceri europee che altrimenti non sarebbe stato possibile avere. Questo più o meno in breve il tipo di approccio che abbiamo allo European Data Journalism Network. Grazie Lorenzo. Passerei magari la parola in realtà a Francesca, perché domani è protagonista di un altro esperimento, un altro tentativo che lascio a lei raccontare, di come attraversare il confine per raccontare la nostra Europa. Grazie Chiara, perché avrei dovuto fare così, ma arriva, ok. Intanto non so se tutti conoscono Domani. Domani è una testata che nasce in piena pandemia, quindi già questo la rende un unico, nel senso che in una fase di grande crisi dei giornali, invece c'è un esperimento inedito, che nasce con anche una solida squadra di inchiesta, con un approccio di approfondimento. E Domani nasce quindi per forza di cose come una testata con una piccola squadra, non abbiamo un ufficio di corrispondenza in tutta Europa, però abbiamo o cerchiamo di avere una visione. Allora, io credo, da quando ero una studentessa, che dovrebbe esserci un'opinione pubblica europea, in che senso? Che io sono cresciuta, abituata ai giornali italiani, che consideravano sempre l'Europa una funzione di qualcos'altro. Quindi l'Europa era una funzione delle polemiche tra i partiti, oppure l'Europa era una funzione degli effetti sulla nostra vita quotidiana. Ma non esisteva l'articolazione di un dibattito europeo. E quindi, secondo me, chiedere un giornalismo che vada oltre i confini è una richiesta che dovremmo fare innanzitutto come cittadini. Non può esistere un'Europa, un'Unione Europea democratica, se non esiste una capacità di reazione della società civile. E i media hanno una grande responsabilità in questo. E chiaramente stiamo attraversando una serie di crisi, una dopo l'altra. Questo rende le cose più difficili, ma dal punto di vista della coesione, in qualche modo è una spinta, perché ci stiamo rendendo conto, come giornalisti che lavorano in diversi paesi, che tutto sommato stiamo affrontando degli shock o dei problemi comuni. Allora, lo spirito di Domani è quello di unire le forze. E come lo stiamo facendo? Ovviamente cooperando il più possibile. Molto spesso gli interlocutori poi coincidono tra progetti diversi, per cui ci si ritrova insieme. Noi cerchiamo di esserci il più possibile. L'esperienza di European Focus, alla quale Chiara faceva riferimento, nasce così. Nasce con un'idea, una bozza di idea di un testo, di una newsletter paneuropea, e con l'idea di mettere insieme le forze. Quindi 9 testate, 9 media europei. Domani è il punto di riferimento per l'Italia, ma c'è per esempio Libération per la Francia, Tagesspiegel per la Germania e il Confidenzial, che fa parte anche della rete dei dati, per questo dicevo che poi ci si ritrova, si attraversano i confini anche tra i progetti. C'è Balkan Insight, che insomma per i frequentatori dell'Osservatorio Balcani, probabilmente un interlocutore ben noto, c'è Delphi per l'Estonia, Gazeta Wyborcza per la Polonia, insomma una serie di realtà. E c'è anche un'associazione facilitatrice, in questo forse un po' simile all'Osservatorio Balcani, che si chiama ENOSP, che ha sede a Berlino e che nasce come un ponte tra la Germania e l'Est Europa, diciamo così. Allora, abbiamo deciso di mettere insieme le forze, di concorrere a un bando europeo per poter avere poi le risorse per portare avanti questo progetto, che però portiamo avanti in assoluta libertà editoriale. E consiste in questo, e io
Qui apro una parentesi, mi sono interrogata molto su che pieghe potrebbe prendere un giornalismo europeo, perché mi rendo conto che con l'utilizzo sempre più frequente di traduttori automatici, con la diffusione di internet, con un pubblico molto spesso ben educato, ben formato, capace di interrogarsi, di cercare informazione anche fuori confine. Mi sono detta che il rischio anche per gli operatori del mestiere, per i giornalisti, potrebbe essere intendere il giornalismo europeo come, bene, io vado sul sito di Gazzetta, vedo cosa ha fatto Kaczynski o Morawiecki oggi, butto dentro il traduttore e ripubblico. Però immaginatevi che cosa può significare questo anche per un giornalista. Significa meno lavoro per i giornalisti e una mentalità tutto sommato più chiusa, perché si ha l'illusione di essere ovunque, ma in realtà non si riesce più a tradurre, a, come dire, a comunicare tra realtà diverse e a costruire un contesto culturale comune. Allora, la specificità dello European Focus è che noi non prendiamo contenuti e li traduciamo, noi simuliamo una sorta di redazione parallela nella nostra vita quotidiana a tutti gli effetti europei. Quindi, mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano nelle rispettive testate, abbiamo anche degli appuntamenti di interlocuzione tra i vari media. C'è una riunione tutti i mercoledì e la prima cosa che facciamo è interrogarci su qual è il tema del giorno, della settimana. E quindi in questo c'è già, come dire, un attraversamento di confini. Per esempio, mi è capitato qualche giorno fa di dire ai colleghi: sapete, qui si parla tantissimo di un decreto anti-rave, c'è il timore anche nel pubblico giovane che questo possa magari limitare le proteste. E il collega ungherese è saltato su e ha detto: ma noi abbiamo un problema simile perché da noi i professori non possono protestare perché Orban ha tolto il diritto di sciopero, vengono licenziati. E la collega francese aveva altro da dire su questo. Quindi a volte ci si rende conto che ci sono delle tendenze, dei problemi comuni. E poterli affrontare insieme ci dà uno strumento in più. Quindi, individuato un tema, si costruisce una newsletter, poi noi la chiamiamo newsletter, ma in realtà è una collezione di testi che comunicano tra di loro e autori di varie testate contribuiscono al dibattito. Quindi, questo è un modo per portare nelle caselle di posta di chi si iscrive uno scambio, un dialogo, una chiacchierata, diciamo, paneuropea, e ci si può iscrivere. Se voi andate sul sito di domani, trovate European Focus, trovate iscriviti qui, è molto semplice, lo si può fare gratuitamente, poi ovviamente sul giornale, su carta online trovate questi contenuti. È un'esperienza importante e io penso che possa essere anche determinante. Faccio un esempio concreto. Qualche mese fa io ho scritto di una storia di cui in Italia non si è parlato molto, e a dire la verità non è nemmeno la storia di cui io mi sono occupata con più impegno, però secondo me è simbolica. Io non so se avete sentito parlare della storia del fiume Oder. Cos'è successo? Che quest'estate alcuni pescatori di un remoto villaggio in Polonia hanno scoperto improvvisamente che i pesci di questo importante fiume europeo, il fiume Oder, morivano. Solo che all'inizio questa notizia è rimasta confinata sui giornali locali. Nessuno aveva capito che era una storia europea. Dopo qualche mese, l'inquinamento del fiume Oder è arrivato anche sulle rive tedesche. E lì è scoppiato il casino. Morawiecki non aveva detto in tempo ai tedeschi che c'era un allarme ambientale. Anche i giornali italiani si sono resi conto che c'era un'emergenza ambientale. Ma voi pensate che cosa sarebbe successo se anche come giornalisti fossimo stati equipaggiati tutti i mercoledì a dirci che cosa stava succedendo? Allora, non voglio sovrastimare le capacità del dialogo transfrontaliero, però secondo me se giornalisti polacchi, tedeschi, italiani comunicassero di più, le sentinelle della società civile sarebbero anche più vive. Potremmo prevenire in qualche modo disastri ambientali, pogicci o di altro genere. Questo per fare un esempio concreto e per dire perché io credo fortemente che si debba investire su questo, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto in termini di visione. E quindi sono contenta di contribuire anche alla rete dei dati. Grazie Francesca. Approfitto del gancio, secondo me molto
Bello che mi hai dato su questa storia apparentemente locale, che però è subito tracimata appena appunto la moria di pesci si è spostata un po' in là. Per dare la parola a Simone Casalini, sono molto contenta che tu abbia accettato questo nostro invito e spero che tu non ti senta un pesce fuor d'acqua in questo contesto, ma che anzi sono convinta che un giornale come il vostro, insomma, possa così raccontarci. Perché questa prospettiva può essere interessante interpretata anche da voi e come lo fate, se lo fate Certo. o... Prego. Intanto grazie a Chiara ovviamente per l'invito, sono molto felice ovviamente di essere qui, ovviamente porto un'esperienza che è appena nata da una settimana e che quindi non ha radici e esperienze alle spalle sufficienti da potervi fare un racconto empirico, come dire, rispetto al nostro percorso, però posso magari cercare di abbozzare quello che cerchiamo e cercheremo di fare, perché in base a quello abbiamo anche costruito la nostra squadra nazionale, abbiamo costruito anche i concetti intorno ai quali vorremmo venisse declinato il lavoro appunto del quotidiano del team. Intanto noi partiamo, diciamo, da un vantaggio, no? All'interno di questo, diciamo, rispetto a molte realtà che fanno parte dei network che si scambiano dati e che fanno collaborazioni. Cioè viviamo in una terra di frontiera, cioè che è situata quindi in un limen in cui la pluralità, lo scambio, la concezione del mondo si determina in modo molto forte. C'è un autore che amo molto, che è Imbalzi Barr, che ha scritto molto anche proprio sull'Europa negli ultimi anni. Proprio negli ultimi anni ha dedicato molti dei suoi scritti sull'Europa, in cui lui dice appunto che le frontiere hanno questa grande capacità di essere idealizzate perché intorno a loro, come dire, si costruiscono le grandi concezioni del mondo. E sono intorno alle frontiere che poi alla fine le persone si scelgono e scelgono di essere quello che sono. E questo è un tema forte per un quotidiano locale, anche se oggi, come dire, definirli così è anche molto riduttivo, perché vivono su molteplici dimensioni, quindi sono in realtà degli arcipelaghi molto complessi e anche molto slegati, diciamo, dalla quotidianità, dal concetto stesso proprio di quotidianità. E essere, diciamo, in questa frontiera significa riuscire a costruire, come dire, una serie di relazioni, di scambi, di approfondimento, sapendo anche che le nostre appartenenze sono estremamente mobili, sono frastagliate, sono in continua evoluzione, no? In un continuo divenire. Ed è importante, diciamo, questo giornalismo di frontiera che vogliamo praticare, perché è evidente che anche la veste giuridica del territorio in cui siamo, che è appunto quella di un'autonomia speciale, ha un solido ancoraggio all'interno dell'Europa, insomma, no? In un contesto internazionale. Questo, come dire, è la base anche di un ragionamento politico-culturale storico per il quale noi non possiamo evidentemente prescindere. Per cui ci sono, come dire, state tante occasioni anche in tempi recenti in cui la nostra attività anche sui temi specifici e politici, come quelli che investono per l'appunto l'autonomia, il suo sviluppo, anche a volte il suo indietreggiare, insomma, no? Perché è un'autonomia che negli ultimi anni fa molta fatica a cibarsi, come dire, di nuove traiettorie di pensiero, spesso portano, come dire, alla ribalta temi che si intrecciano con l'Europa. Lo stesso nostro territorio, ogni volta che, come dire, scoppia un conflitto, viene spesso portato, no, come esempio anche di composizione delle composizioni dei conflitti che possono sorgere, no, a livello linguistico, etnico, eccetera, no, all'interno appunto di territori, per così dire, plurimi e molteplici. Ricordo nella conferenza di pace del Nagorno-Karabakh, per esempio, fu la prima volta in cui il Trentino-Alto Adige venne in modo molto massivo portato come modello, no, da ricostruire per ricomporre un conflitto che ovviamente non si è ricomposto.
E quindi questo, diciamo, è la prima traccia di un ragionamento, nel senso che è un giornalismo che ci deve per forza portare, anche visto il territorio in cui siamo, a costruire relazioni, confronti e diciamo, parallelismi e scambi con tutto quello che avviene a nord, quindi con tutto quello che avviene in un contesto, nel contesto europeo. Io dico non solo scambi didattici, citava giustamente l'esempio della povertà. Noi stiamo lavorando a un servizio simile sulla distribuzione del reddito, no? Perché ci piacerebbe, come dire, vedere com'è la distribuzione del reddito in Trentino, come lo è in Alto Adige, come lo è in Europa, come lo è nel mondo, insomma, no? Per fare anche una scala di confronti, perché a volte non sai veramente misurare anche l'entità e la dimensione del dibattito pubblico che stai andando a costruire. Però oltre ai dati, secondo me c'è anche una questione che riguarda i concetti. Stiamo cercando di mettere insieme una serie di interviste che riguardano attori appunto europei, a volte attori anche extraeuropei, no? Americani, canadesi, eccetera. Noi abbiamo istituzionalizzato una pagina, dedicato una pagina fissa al giorno sul tema della transizione ecologica, che abbiamo chiamato Terra Madre, nella quale cerchiamo di sviluppare un discorso di continuità, anche per la costruzione di un sapere, di una conoscenza che altrimenti rimarrebbero sporadici, no? Se non affrontati in modo sistematico. E abbiamo anche due pagine di partenza del giornale che si chiamano Campi Liberi, dove c'è, come dire, la volontà di costruire e alimentare un pensiero. Ecco, dico in questo senso non solo scambi di dati, perché secondo me è molto importante anche nella costruzione di itinerari culturali, che poi è anche una funzione del giornale, itinerario intellettuale, riuscire a stimolare la presenza di nuovi concetti. E questo, secondo me, è uno dei dati fondamentali anche della capacità di riuscire a mettere in rete pensieri che provengono, diciamo, da altre realtà europee. Io mi riferisco anche a realtà però extraeuropee, insomma, no? In cui possiamo misurare certamente la densità, come dire, dei nostri processi, dei processi che ci attraversano, ma possiamo anche riuscire a prendere, come dire, delle traiettorie culturali che magari noi modifichiamo portandole, diciamo, in un'altra direzione, ma che ci portano a misurarci con chi magari ha già costruito, diciamo, un itinerario di senso di pensiero che è più avanzato perché si sono posti prima il tema. Questo secondo me è un tema non secondario, perché in un territorio, come dicevo prima, con una veste giuridica così speciale, rimanere ancorati all'oggi, non riuscire ad alimentare continuamente questa specialità che è fatta di competenze. Voi pensate allo statuto a 50 anni, descrive una società che non c'è più. Oggi il tema stesso delle minoranze non è il tema della minoranza linguistica o ladina. Il tema delle minoranze è un tema che anche nella nostra regione si fa sentire e si declina in un modo totalmente differente. E questo lo abbiamo fatto, devo dire, anche costruendo la redazione e anche costruendo, diciamo, la parte delle collaborazioni esterne, cercando, come dire, di avere delle forti, intanto delle forti differenze culturali al nostro interno, e poi di stimolare delle competenze linguistiche molto diverse. Per esempio, una nostra collega è una collega trentino-tunisina, e la volontà, al di là delle sue straordinarie capacità, era quella proprio di aprire degli sguardi e degli squarci narrativi profondamente inediti verso comunità che facciamo fatica a raccontare all'interno, ma che sottovalutiamo. Io mi sono occupato molto anche di primavere arabe, in particolare della primavera araba tunisina, che facciamo fatica anche a leggere e a importare in termini, come dire, di innovazione, perché lì c'è una traiettoria di innovazione politica, sociale e culturale fortissima, che prescinde dalle ultime involuzioni legate alla presidenza Said, che sono molto diverse e che riguardano anche a volte, diciamo, rappresentazioni e spaccature che si rideterminano anche in altri territori, no? Perché oggi, come dire, fortunatamente con la frantumazione del concetto di nazione abbiamo sparso ovunque
no, i semi dell'intercultura, dell'ibridazione, della contaminazione, quindi si sono innervate, diciamo, profondamente insieme. E per andare alla dimensione del giornalismo collaborativo, questo ve lo do così, diciamo, come laboratorio che stiamo costruendo, stiamo avviando una collaborazione a nord con salto.bz, che è un sito che magari molti di voi conoscono, un sito bilingue, anche ben fatto, molto costruito, diciamo, sul giornalismo d'inchiesta. Il direttore di salto.bz è diventato anche nostro editorialista, ma l'idea comune era quella di mettere insieme e in sinergia le nostre forze, quindi anche le nostre due redazioni, per svolgere un'attività investigative di inchiesta comune, dove ci sia non solo la costruzione, quindi di processi attraverso scambi di dati, quindi su tematiche, argomenti precisi, ma che questa cosa ovviamente si allargasse anche fuori di noi. Non dimentichiamo che poi noi abbiamo anche un contesto politico istituzionale che si chiama Euregio, che ci spinge fino a Innsbruck, ma non dimentichiamoci appunto che questo tipo di scambio e di confronto può, unendo le forze, consentirci, come dire, di acquisire una mole di dati molto più interessante per paragonarci a molte più realtà che appunto ci sono e che possono essere significative per una lettura di tendenze e controtendenze diverse rispetto a quelle che facciamo. Queste sono alcune delle valutazioni che vi volevo restituire, appunto considerando che la nostra esperienza è nata da poche e che quindi vi ho cercato di tracciare più una prospettiva che una retrospettiva di quello che abbiamo fatto. Grazie, grazie molto Simone, e anche per questo accenno al quanto andare a guardare magari il territorio dei fenomeni un po' più vicino ai territori e quindi spacchettare lo Stato-Nazione non solo in senso così appunto di interculturalità, ma anche andare a vedere dentro i territori più piccoli cosa succede. Questo ti apre davvero un prisma di possibili paragoni e relazioni che anche dentro di DJNet cerchiamo di un po' farci ispirare da questa possibilità di fare paragoni non solo tra paesi, ma tra singole regioni di paesi diversi. Insomma, è sicuramente una prospettiva molto potenzialmente fruttuosa, ecco. E se Luana e Giampaolo non me ne vogliono, vorrei passare la parola al nostro ospite di lontano, perché so che essere collegati virtualmente è sempre un po' faticoso, e quindi invito Alexander a raccontarci la sua di esperienza, avventura, prospettiva di attraversare i confini con il giornalismo. E a te la parola, Alexander, scusatemi. Grazie, mi sentite? Sì. Bene, sì. Perfetto. Intanto mi scuso per non essere lì, buonasera a tutti e a tutti, mi ha fatto molto piacere e grazie per l'invito. Allora, io oggi magari parlo di Europod, o come volete pronunciarlo, insomma, indifferente, che è una piattaforma in questo momento, ma anche un network di podcast in diverse lingue che è stato lanciato dall'agenzia Bull Media, che è l'agenzia per la quale lavoro. E in realtà è il risultato della partecipazione di Bull Media in un altro network ancora, che si chiama Sfera, che forse alcuni conoscono, ma penso la maggior parte no. E anche questo network è un network Sfera, è un network finanziato da una linea di finanziamento della Commissione Europea, che ha messo in rete realtà di media indipendenti alternativi di diversi paesi, e essendo Bull Media parte di questo network, ha avuto l'occasione di sviluppare Europod, che oggi si configura come una piattaforma in cui trovate diversi podcast narrativi, di fiction, giornalistici, reportage, interviste. Alcuni di questi sono in diverse lingue, altri sono semplicemente nella lingua nazionale di riferimento. E il tentativo da parte di Bull Media in quanto agenzia è proprio di lanciare un luogo, un posto digitale dove esplorare culture e realtà nazionali di diversi paesi europei attraverso lo strumento podcast. Ovviamente lo strumento podcast, rispetto ad altri formati, pone delle problematiche un po' più severe, ecco, in termini di facilitare
una fruizione in diversi paesi. Non so, faccio l'esempio classico: un video sottotitolato sarà fruibile sempre in diversi paesi, un podcast è un formato, il podcast è un formato estremamente legato alla lingua, perché si basa principalmente sull'ascolto. Noi oggi ci piace affrontare questa sfida di utilizzare il podcast per parlare di Europa per diverse ragioni. La prima è che il podcast sicuramente è lo strumento principe per raccontare le storie, e le storie sono un modo per arrivare anche a generazioni più giovani, e non penso sia un caso appunto che il podcast di conseguenza sia anche uno strumento fruito principalmente da generazione Z e millennials. In secondo luogo, noi stiamo sviluppando dei progetti anche abbastanza sperimentali per, partendo da un podcast in una lingua, raggiungere anche altre lingue. Lo stiamo facendo con una produzione di un podcast spagnolo che si chiama La Abuela de las Tres Guerras, che è una produzione Bulmedia. È la storia di una nonna spagnola che parla perfettamente quattro lingue, raccontata appunto dalla podcaster che è la nipote. È una storia che si sviluppa attraverso gli ultimi decenni del Novecento e legata alla storia della Spagna, della dittatura. E noi questo podcast l'abbiamo trasformato in una graphic novel video che trovate su YouTube, e quindi sottotitolata in inglese e in francese, e quindi questo è un modo per dal podcast arrivare anche ad altre audience, ma allo stesso tempo stiamo anche ragionando a un investimento per tradurre questa serie e riprodurla, quindi fare una sorta di remake podcast in lingua inglese di questa serie, per darvi un po' l'idea di come anche nell'ambito del podcast si possa cercare di sperimentare e raggiungere diverse audience di riferimento nazionali. Europod avrà vocazione a diventare un network di podcaster di diversi paesi, che è un po' la prossima sfida che ci aspetta, quindi al di là delle produzioni di podcast narrativi in diverse lingue o reportage, la nostra idea è proprio quella di sviluppare un network di podcaster indipendenti che possono anche in qualche modo dialogare fra di loro. Stiamo valutando diverse ipotesi per riuscire a raggiungere questo obiettivo da un punto di vista finanziario, ma questo completa un po', ecco, il quadro di Europod brevemente. A me piacerebbe giusto ricollegarmi un po' a alcune cose che sono state dette per rafforzare anche il messaggio condiviso nei primi interventi. Io penso che sia fondamentale oggi ragionare in termini di giornalismo europeo, sia fondamentale far dialogare sempre di più diverse sfere pubbliche nazionali, perché sebbene a noi ci piaccia immaginare quell'obiettivo di una sfera pubblica europea, la verità però oggi è che le sfere pubbliche sono prettamente nazionali ancora. Insomma, penso che questo sia abbastanza consolidato. Riuscire a far dialogare queste sfere pubbliche nazionali secondo me è molto importante per fare in modo che a livello europeo si possa sviluppare anche una politica veramente europea. Oggigiorno il giornalismo è palesemente appiattito sulle prospettive nazionali. L'Italia è un paese, secondo me, estremamente esemplificativo da questo punto di vista. Le più grandi testate italiane sono sempre sviluppate in appoggio a un partito politico, hanno sempre, in un certo senso, fatto da cassa di risonanza a determinate posizioni. E questo è un problema quando in realtà le tendenze che attraversano la nostra società sono ormai europee, e quindi se non riusciamo a articolare una sfera pubblica europea sarà anche molto complicato articolare un vero e proprio progetto politico europeo. Di questo sono abbastanza convinto, e anzi rischiamo, secondo me, gravemente in questo momento di andare verso uno scenario abbastanza problematico da questo punto di vista. La politica europea è intergovernativa, sicuramente perché lo determinano i trattati, ma anche perché, insomma, il giornalismo non riesce sicuramente a spostare poco oggigiorno, insomma. In questo senso io trovo molto importante il lavoro sia fatto dai DigiNet. Francesca, che insomma ci conosciamo, sa bene quanto sia importante il lavoro che fa lei attraverso Domani, aprendo una finestra sull'Europa tutti i giorni su un giornale nazionale. Penso sia un caso unico oggi in Italia, ma lo sa bene anche Giampaolo. Quindi io, ecco, insomma, penso che il discorso sia giornalistico certamente, ma anche molto legato allo sviluppo della politica europea in senso lato. Mi fermo qua, così rimango breve. So che intervenire da fuori è sempre un po' più spiacevole anche per chi c'è in sala. Grazie Alexander, no, è stato molto bello ascoltarti.
sfrutto la confidenza che ho con Giampaolo per saltarlo e dare la parola a Luana e lasciargli il ruolo del dulcis in fondo. Sono grata a Luana per aver accettato l'invito e il desiderio di averla qui a questa tavola rotonda è nato da due piccoli momenti. Uno, Fondazione Antonio Megalizzi e Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa hanno ricevuto insieme un premio, una targa insomma di ringraziamento da parte di Articolo 21 della sezione trentina. Articolo 21 fa riferimento all'articolo 21 della Costituzione che parla di libertà di informazione, libertà di stampa. E quindi in questo volevo che ci fossero anche loro qui con noi. Ma l'altro motivo, il trigger, è stato partecipare alla vostra giornata di presentazione del progetto Ambasciatori che la Fondazione porta avanti, perché ascoltare le testimonianze dei ragazzi con cui voi avete lavorato e lasciate raccontare che cosa fanno, mi ha veramente galvanizzato nel dire questa è la più chiara dimostrazione che appunto l'Europa non interessa a nessuno, è una grande bufala e basta saperla non solo raccontare ma anche proporre. E, ti lascio la parola Luana e grazie ancora. Grazie mille. Grazie dell'invito. E, come raccontava Chiara, faccio parte della Fondazione Antonio Megalizzi. La Fondazione nasce nel 2019 e ci occupiamo principalmente di due settori, la comunicazione e la formazione. La comunicazione è insomma, anche uno dei motivi che ci ha portato a conoscerci. Noi ci occupiamo di comunicazione principalmente attraverso i social e parlando a un pubblico giovanile, raccontando l'Unione Europea, proprio come faceva Antonio, quindi cercando di raccontarla in un modo diretto, accessibile, con un linguaggio molto vicino ai giovani, e lo facciamo in tanti modi, da articoli, podcast che venivano citati poco fa, infografiche, video interviste, ma poi abbiamo anche iniziato questo percorso nelle scuole. L'idea era di Antonio, non abbiamo creato nulla di nuovo, Antonio diceva sempre per sentirsi cittadini europei bisogna conoscere l'Unione Europea e questo dovrebbe avvenire nelle scuole. E quindi abbiamo deciso di partire proprio da questa idea, da quello che era uno dei suoi grandi sogni e realizzarlo nel concreto, e abbiamo creato il progetto Ambasciatori. Il progetto Ambasciatori è un progetto che ci permette di selezionare, formare dei ragazzi universitari su tutte le tematiche dell'Unione Europea, ma soprattutto su come si racconta l'Unione Europea, perché la comunicazione è quasi ormai importante quanto i contenuti, quindi conoscere e saper comunicare sono due percorsi che devono andare avanti pari passo e poi questi ragazzi restituiscono alla società quello che hanno appreso durante i corsi di formazione e vanno nelle scuole elementari, medie e superiori. E anche lì di nuovo la comunicazione è centrale perché vengono formati proprio per parlare a un target specifico. Quindi la formazione che ricevono è molto diversa se entreranno nelle elementari piuttosto che nelle superiori. E raccontano l'Unione Europea, raccontano cosa fa, la storia dell'integrazione, le istituzioni, le politiche, e la fanno conoscere perché siamo cittadini europei, non è una cosa che si può staccare, noi siamo trentini, siamo italiani e siamo cittadini europei. E quindi si parte da questo presupposto che quindi bisogna conoscere l'Unione Europea per poi essere cittadini attivi, e anche per riuscire a relazionarsi meglio col mondo dell'informazione. E quindi un po' come citava prima, quindi quel raccontare l'Unione Europea come funzione, che veniva citato prima, soprattutto nel mondo politico, poi si riesce a capire, quindi anche a aggiustarsi meglio nel mondo dell'informazione e capire che competenze ha l'Unione Europea. Quindi è vero che l'Unione Europea ci impone qualcosa in questo settore quando in realtà magari non ha competenze, e quindi si affronta meglio il pluralismo delle informazioni, soprattutto sui social, che, come ricordavo prima, il nostro target principale sono i giovani e bisogna fornire a loro anche gli strumenti per capire qual è la corretta informazione, invece quali sono le fake news e quindi come muoversi anche per contrastare il mondo della misinformazione. Quindi cerchiamo di fare tutto questo, siamo partiti con l'idea di portare avanti gli ideali e il sogno di Antonio, ma devo dire che da subito ci siamo resi conto che non era solo Antonio, ma la Fondazione poteva essere
un luogo di confronto per tanti giovani che sono giovani interessati, che sfatano un po' quello che è il credo che i giovani in realtà non si interessano di politica, non si interessano di Unione Europea, non si interessano dell'attualità, ma che invece sono giovani che condividono gli stessi valori, la stessa passione, lo stesso impegno che ci metteva Antonio nel proprio lavoro tutti i giorni, e vogliono mettersi in gioco, vogliono portare avanti, hanno solo bisogno di uno spazio dove poter crescere assieme, dove potersi confrontare, dove poter sviluppare delle competenze, e questo è quello che cerchiamo di fare attraverso il nostro lavoro. Grazie Luana, e quindi adesso Dulcis in fondo. E Gianpaolo, sì. Beh, insomma, Francesca prima parlava di traduttori e dell'importanza, dei rischi che la traduzione corre, ma anche l'importanza di tradurre in molti sensi, non solo quello linguistico-letterale. Vox Europe su questo, direi, penso abbia un grande merito, un grande lavoro, e quindi lascio a te la parola. Grazie Chiara. Si è andata già a toccare un punto abbastanza di dettaglio, molto preciso del nostro lavoro. Per chi non conoscesse Vox Europe, cioè per la maggior parte dell'umanità, è un sito che è nato nel 2014, in realtà sulle ceneri di un altro sito che si chiamava Press Europe, e che aveva come lavoro essenziale quello di proporre una traduzione, cioè la traduzione di alcuni articoli scelti dalla stampa europea su tematiche europee. Questo sito era finanziato al 100% da una borsa dell'Unione Europea. Quando questo è finito nel 2013, alcuni delle persone che ci lavoravano hanno deciso di proseguire l'esperienza con un nome nuovo, un taglio un po' nuovo, ma lo scopo è sempre di raccontare l'Europa agli europei attraverso essenzialmente i giornali, i mezzi di informazione europei, per contribuire a quella che poc'anzi Alexander aveva evocato, cioè la cosiddetta sfera pubblica europea, cioè il luogo di dibattito civile nel quale dovrebbe fermarsi quell'opinione europea che corrisponderebbe poi alle istituzioni comuni che abbiamo e che dovrebbe riflettere, esprimersi sui problemi che sono comuni agli europei che non conoscono frontiere. Questi sono anche le nostre cinque tematiche principali, cioè l'ambiente e il cambiamento climatico, le diseguaglianze, le migrazioni e l'asilo, le libertà digitali per l'informazione e lo Stato di diritto e la democrazia. Sono le tematiche sulle quali ci focalizziamo. Lo facciamo, come ho detto, essenzialmente attraverso la riproduzione e la traduzione di articoli scelti dalla stampa europea, in particolare dalle testate con cui abbiamo degli accordi di collaborazione, di scambio, che sono per la maggior parte delle testate indipendenti europee di dimensioni medio-piccole, ma anche attraverso articoli originali che commissioniamo a giornalisti nella misura del possibile che si trovano in loco. Possono essere dei freelance o dei giornalisti che lavorano presso redazioni un po' ovunque in Europa. Lo scopo è di dare ai nostri lettori la possibilità di accedere al punto di vista locale su fenomeni che magari poi vengono fuori anche nei mezzi di informazione nazionali degli altri paesi, ma pensiamo che il punto di vista locale può essere qualcosa di più interessante. In questo siamo molto simili a quello che fa Internazionale qui in Italia. Non a caso ho fatto parte a lungo della redazione Internazionale e continuo a collaborare con loro. Per venire alla traduzione, ci sono due grandi scuole di pensiero in Europa su come contribuire appunto a questa, la formazione di questo spazio comune, di questa sfera di dibattito comune europea. Una sostiene che, essendo di fatto l'inglese la lingua veicolare nota più o meno a tutti gli europei, l'inglese può essere sufficiente, cioè questo dibattito può avvenire in inglese.
E un'altra scuola che pensa che invece debba venire in maniera multilingue. Sia di Ginette che noi siamo qui per testimoniare che crediamo piuttosto alla seconda, al secondo approccio, anche per ragioni molto pratiche. Le statistiche, gli studi fatti sulla conoscenza delle lingue da parte degli europei e sul loro modo di consumare l'informazione hanno dimostrato che solo un quarto degli europei è a suo agio nel consumare, non mi piace questa parola, ma di fatto è quella che si usa, notizie in inglese. Quindi la maggior parte degli europei preferisce leggere in diversa lingua. Una questione di abitudine, una questione di maggiore comprensione e quindi abbiamo adeguato la nostra sia linea editoriale che proprio di fatto il nostro modo di lavorare al multilinguismo. Questo comporta delle conseguenze sia pratiche nel nostro lavoro che finanziarie, perché come si fa la traduzione, si parla anche di costi, e in questo la traduzione automatica o la machine translation, come la chiamano gli addetti ai lavori, può essere di aiuto, nel senso che può semplificare il lavoro dei traduttori, snellirlo, renderlo più veloce, ma c'è sempre bisogno, per quanto possa essere sviluppata la traduzione automatica, per quanto i software possano essere bravi, uno fra tutti, quello che usiamo più volentieri, si chiama DeepL, che se vi serve leggere un testo in un'altra lingua, fra le 23 mi pare che gestisce DeepL, vi raccomando di usarlo, anziché Google, anche perché è europeo, almeno per il momento. Quindi sì, usiamo anche questi strumenti, oltre alle straordinarie competenze dei traduttori con cui lavoriamo, che sono ormai oltre una settantina, per snellire il loro lavoro, oppure anche il nostro, nel senso che i traduttori automatici ci consentono di leggere, capire dei testi, degli articoli, anche in lingue che noi stessi non gestiamo. Ci saranno un giorno dei giornali interamente tradotti dai traduttori automatici che i lettori andranno a consultare? Io penso di no, per un motivo molto semplice, ed è anche legato proprio alla nostra linea editoriale e delle testate che fanno un lavoro un po' simile al nostro. No, perché per farlo ci vuole tempo, la maggior parte della gente tempo non ne ha, o ne ha poco, e bisogna anche sapere dove andare a cercare. Quindi non credo che in un futuro molto vicino uno andrà a leggersi Gazzetta di Borcia perché sa che con il plugin di DeepL o di Google Translate potrà leggerlo facilmente, perché ci vuole tempo, a meno che non sia una persona interessata alla Polonia e a come Gazzetta di Borcia tratta l'attualità, mi sembra difficile che si arrivi a quello. Più facile invece affidarsi a testate come le nostre, che fanno questa selezione a monte e poi offrono una versione tradotta, oppure attraverso la curatela offrono una selezione che poi uno si può andare a tradurre. Quindi questo per dire che il giornalismo europeo che cerchiamo di rappresentare qui noi, ma anche altri, è fatto di collaborazione, l'abbiamo sentito, è fatto di molta volontà, molto fatto di credere che esista questa sfera pubblica europea, che comunque valga la pena parteciparvi, e poi è fatto anche di strumenti tecnici che sono la selezione e la traduzione. Vorrei concludere il mio breve intervento con una considerazione. Avrete notato che tutti gli esperimenti, i casi di giornalismo europeo di cui abbiamo parlato qui, hanno avuto prima o poi come fonte, come elemento scatenante, un sostegno finanziario dell'Unione Europea. E questo è sintomatico anche del fatto che investitori nel, diciamo, non istituzionale nel giornalismo europeo non ce ne sono poi così tanti, ed è anche un pochino problematico da certi punti di vista. Ci sono stati degli esperimenti spontanei di giornalismo europeo nel passato, c'è stato un giornale britannico, pensa un po', che si chiamava The European, che era stato fondato da Robert Maxwell, un magnate
era britannico, ma è naufragato, beh, lui ha negato, insomma, il giornale è naufragato poco dopo. C'è stato fino all'anno scorso un altro esperimento che si chiamava Forum, che era finanziariamente indipendente, ma non ha trovato un modello economico e dopo meno di un anno ha chiuso anche quello. Questo per dire che se non c'è all'inizio, almeno finora l'esperienza dimostra che se non c'è stato all'inizio un sostegno da parte delle istituzioni, i casi di giornalismo europeo pienamente autonomi non sono tantissimi. Noi siamo riusciti a trovare un modello economico poco, cioè non sono tantissimi e fanno al momento fatica a trovare il loro spazio, il loro modello. Noi pensiamo che valga la pena comunque tentarlo e trovare dei modelli economici che funzionino, però non è una cosa semplice, ecco, questo va detto, insomma, per forza tutti rose e fiori. Grazie Gianpaolo, su questo io... Come? Un po' di amaro in fondo. No, io invece stavo per dire che ci sono anche pochi esempi di giornali, volendo anche nazionali, che sono completamente privi di sostegno. Diciamo che l'informazione di qualità sia un bene pubblico e credo che sia giusto chiedere e aspettarsi che venga anche sostenuto con fondi pubblici. Poi naturalmente bisogna ragionare sui meccanismi con cui questi vengono erogati, perché è sempre molto molto rischioso. Quindi finanziamento pubblico o di fondazioni, insomma, da enti propri, comunque donor non profit, ma sulla base di sovvenzioni, non ritengo una cosa sbagliata. Io vorrei vedere se tra chi ha avuto la gentilezza di venire qui stasera ci sono curiosità, domande, osservazioni che vogliono condividere con noi, quindi do la parola in realtà alle persone che sono qui, altrimenti ho una domanda rapida, non so quanto rapida sarà la risposta, però la farei io, quindi fatevi avanti, non so se nel pubblico ci sono persone curiose o se per chi è intervenuto prima ci sono altre osservazioni da fare. Se no, la mia domanda assume nella manica, non so quanto lo sia davvero, avete una storia nel cassetto o un tema su cui, secondo voi, insomma, parlando di Europa, proprio ce la dovremmo porre come storia da raccontare, un tema, un tarlo, un desiderio, insomma, che poi magari ci vede impegnati? Non posso rendere pubblica la mia ossessione per Orban, quindi punto su altro. No, è una cosa che mi ha colpito molto facendo il mio lavoro e che in qualche modo si aggancia al discorso che faceva l'amico Accardo sulla questione dei finanziamenti pubblici e della possibilità di creare modelli di business. Diciamo che l'unica realtà, tra virgolette, europea, che non solo sta in piedi ma cresce, è Political Europe. Political Europe sta allargandosi, quindi sta cercando di raccontare anche le realtà dei vari paesi, non solo la bolla di Bruxelles. Però diciamo che la caratteristica di Political Europe, permettetemi di semplificare, è che è un giornalismo che pensa innanzitutto all'establishment. Cosa voglio dire? Che se tu fai parte della bolla di Bruxelles, delle istituzioni, di tutte quelle realtà imprenditoriali che si muovono nel contesto europeo, tu non puoi prescindere dal leggere le loro newsletter o i loro articoli. Però quando parliamo di sfera pubblica europea, in questo l'altro amico Alex giustamente condivide con me la lotta per un dibattito europeo come garanzia anche democratica per l'Unione, penso di poter dire noi, ma sicuramente io, pensiamo innanzitutto a un giornalismo che abbia a cuore la giustizia sociale, l'ambiente, lo citava appunto Vox Europe prima, quindi questioni, ancora qui semplifico, popolari, cioè
istanze dal basso. Allora, la difficoltà, il paradosso, la contraddizione è trovare un giornalismo finanziariamente sostenibile o un grande investitore per un giornalismo dal basso. Allora, capite anche voi perché è molto difficile che ciò accada, perché un forte giornalismo dal basso rischia di essere un problema per l'establishment, non certo un favore. Allora, quale potrebbe essere il nostro tarlo, diciamo, condiviso? Seguendo vari temi di elaborazione politica europea, io mi sono confrontata spesso con un dato di fatto, cioè che alla Corte di Bruxelles, nei corridoi in attesa di incontrare Ursula von der Leyen e i suoi commissari, c'erano sempre un sacco di lobby e c'erano molte poche ONG, società civile. Allora io ho conosciuto anche delle realtà associative che si occupano di contabilizzare quante volte la grande lobby entra nell'ufficio di von der Leyen e quante volte lo fa la piccola ONG, la realtà associativa, chi ha qualcosa da dire dal fronte della società civile. E devo dire, praticamente in tutti i casi la società civile non era mai ascoltata. Io ho seguito tantissimo, per esempio, la questione della democratizzazione delle cure, cioè quando c'è stata la pandemia e l'Unione Europea ha comprato i vaccini, c'era il grande tema politico della liberazione dei brevetti dei vaccini. Io non sono una giornalista scientifica o sanitaria, però sono una giornalista democratica, mi invento di esserlo. Quindi questo era diventato un mio cruccio, perché io volevo capire in che modo l'Unione Europea avrebbe gestito questo passaggio, cioè aprire o no le cure. Allora, in questo contesto è diventato evidente che poi le aziende avevano un accesso privilegiato. La stessa cosa avviene negli investimenti nell'industria militare, un tema quanto mai attuale. Ogni dossier che io affronto è accomunato da questa maggiore prossimità al potere da parte delle realtà forti di finanza, economia, lobby varie, piuttosto che della società civile. Allora, il grande metatema che noi come metagiornalisti europei dobbiamo affrontare è che dobbiamo innanzitutto mostrare qual è l'attuale equilibrio di forze in Europa per poter provare nel nostro piccolo a ribaltarlo. Perché se nei corridoi del potere si siedono sempre altri e non le persone che sono in questa sala, poi cosa succede? Che ci lamenteremo ex post dei populisti di destra, dei populisti di ogni natura. Ma la realtà è che l'antidoto al populismo nessuno interessa cercarlo, perché un popolo e non un populismo poi rivendica la democrazia, non fa comodo a nessuno, non ha un grande investitore. E quindi penso che questa sia la lotta, diciamo, che ognuno con il proprio mestiere, con il proprio punto di vista, visuale, relazioni, dovrebbe provare a portare avanti. È la lotta scomoda, ma necessaria, di un giornalismo più democratico. Grazie Francesca. Non so se nel frattempo altre persone qui hanno... Io se voglio... Sì, dai, diamo voce un po' di ossessioni. Allora, parto da un aneddoto per arrivare a un sogno. E non so se tutti lo sanno, Antonio inizia questa ossessione nel raccontare l'Unione Europea e nel concreto inizia con Eurofonica, che era questo format di radio universitarie che andavano a Bruxelles e nello specifico poi a Strasburgo, molto più spesso in realtà di Bruxelles, durante la plenaria, correvano in giro per questi corridoi del Parlamento Europeo intervistando tutti gli eurodeputati e raccontando quindi le istituzioni, le politiche, tutto quello che veniva deciso all'interno del Parlamento. E lo facevano ovviamente con il loro linguaggio molto giovanile, c'era una redazione che un po' richiama anche questo network di collaborazioni, perché negli anni la redazione è cambiata, però abbiamo avuto momenti in cui abbiamo avuto la Francia, la Germania, la Grecia, il Portogallo, la Spagna. E mi ricordo sempre questi aneddoti di quando tornavo a casa, mi dicevano: corriamo, rincorriamo tutti questi eurodeputati, raccontiamo dall'interno, ed ogni post veniva firmato con "My job is better than your vacation".
E una cosa che gli piaceva tantissimo era che quando erano a Strasburgo o a Bruxelles, quando andavano per altri, diciamo, altre iniziative legate alla Eurofonica, venivano trattati come giornalisti veri. Antonio non aveva il tesserino, gli è stato dato dopo, però quando erano fuori erano giornalisti e venivano, diciamo, considerati anche dai colleghi come giornalisti. E uno dei grandi sogni di Antonio, un progetto che abbiamo nel cassetto e quindi si arriva al sogno, era creare una radio in 24 lingue, perché le lingue ufficiali sono 24, nonostante appunto gli stati siano 27, e si immaginava questa web radio che per 24 ore continuava a girare una lingua per ogni ora, radio fatta da giovani che lavorano nelle istituzioni, e questo, diciamo, un sogno del cassetto che partiva da Eurofonica, ma che voleva concretizzare, e speriamo un giorno di farlo per lui. Grazie, Luana. Abbiamo ancora qualche minuto? Vai, prego, prego. A meno che qualcuno non abbia... forse sogno, no, ma avrete capito da quello che ci siamo detti qui che il giornalismo europeo, anche se non ha una definizione vera e propria, in qualche modo esiste. È una specie di famiglia di giornalisti e testate che ormai si conoscono un pochino tutti, così come c'è un giornalismo scientifico, si può dire un giornalismo sportivo. Il giornalismo europeo ha delle caratteristiche che abbiamo un po' esplorato qui, anche senza definirle in modo molto chiaro, ma c'è comunque questo impegno a voler servire un'opinione pubblica europea o nazionale con uno spirito europeo, e da quello che vediamo, che possiamo osservare negli ultimi anni, sia sulla spinta dell'Unione Europea per motivi meramente finanziari, ma anche della volontà stessa di giornalisti più giovani, più o meno, ma comunque con questa visione, questa voglia di contribuire a un dibattito europeo, si forma anche una specie si è formata una specie di famiglia che cresce sempre di più, che è fatta di reti tra testate di solito medio-piccole, indipendenti in diversi paesi, che contribuisce piano piano a raccontare l'Europa in un modo non istituzionale, in quel modo dal basso che evocava Pesca poc'anzi, cioè raccontare l'Europa della gente, dei fenomeni trasfrontalieri, e penso che piano piano ci stiamo riuscendo a creare questo racconto dal basso, democratico, indipendente, e con l'idea di contribuire, insomma, a un'Europa più democratica, più aperta, più responsabile. Piano piano. Qualche ossessione o sogno? Sicuramente ve lo dico, ma porta, diciamo, un po' più lontano. L'ossessione è un'ossessione irrealizzabile, nel senso che è quella di, come dire, di una rappresentazione più meno stereotipata della nostra società. E lo dico anche perché a volte la cultura europea è una cultura che veicola stereotipie rispetto ad altre culture, come dire, che sono presenti nella nostra società. Sono molto affezionato a questi temi, insomma, non vi tedio con tutta la questione del postcolonialismo, però io credo che oggi ci sia una grossa difficoltà a comprendere che si generano all'interno delle nostre società culture differenti che nascono da incontri casuali, che nascono dalla quotidianità, che nascono dai luoghi e dagli spazi della nostra frequentazione quotidiana, le scuole, gli asili, i parchi, le strade. E mi spiace che non riusciamo, noi ci ho vestito prima, diciamo, nell'esperienza del Corriere, ci investiremo adesso, insomma, anche come già annuncio che abbiamo fatto nei primi giorni di tentativo di veramente destrutturare questo concetto di rappresentazione, per cercare di uscire da alcuni schemi molto facili che poi sono anche quelli che determinano anche un cortocircuito politico, no? Dove si genera un consenso che nasce
come dire, da una errata concettualizzazione dell'identità. Ecco, questo mi è un'ossessione che non so se è risolvibile, a differenza di quella dei miei colleghi che forse hanno più chance, però sulla quale credo che dobbiamo investire molto, perché è lì che si determina nella nostra capacità di comprenderci anche come essere in divenire. Domani io sarò in una posizione differente rispetto a quella in cui sono qui a questo tavolo. Non è una percezione, ma è una anche impercettibile, diciamo, modifica della mia traiettoria di vita, che magari è stata generata anche dall'incontro e dagli sguardi che ci siamo scambiati questa sera. Sono convinto che sarà così anche per voi, e non riuscire, e invece cogliere in un elemento di fissità invece sempre le persone, è come dire un atto di violenza politica e culturale molto forte. E in questo senso credo che chi ha il compito di descrivere la società, ma anche di dare parola alla società, perché descriverla non basta più, dovrebbe avere questo obiettivo, come dire, di riflettere ogni giorno su questi grandi archivi e questi grandi casellari che costruiamo di identità, che sono spesso invece completamente fuorvianti e disattese dalla vita reale. Ecco, questa è la mia ossessione. Direi che, citando una vecchia mostra del MART, è una magnifica ossessione. E come dire, anche quello del così movimento di liberazione da queste camicie di forza che appunto certe identità rigide o così, in cui appunto ci costringono ingiustamente, perché poi insomma, così, una volta una ballerina mi ha dato una bellissima definizione di equilibrio, che è riuscire a stare in movimento. Quindi io pensavo, no, l'equilibrio, io ho difficoltà a volte a stare in equilibrio, e lei mi ha regalato questa immagine, sì, riuscire a stare in movimento. Io volevo dire una cosa. Gianpaolo giustamente dice che siamo un po' come una famiglia, il giornalismo europeo. Non volevo lasciare l'impressione che fossimo un po' troppo familistici, nel senso che siamo una famiglia che si allarga volentieri, e il desiderio in realtà è quello, almeno dentro di DJNet, ma sicuramente anche nelle altre esperienze di rete, quella di come dire, trovare agganci, dare strumenti anche ad altri per coinvolgerli, per scambiarci soluzioni, o anche solo condividere a volte problemi. E quindi, insomma, l'invito che mi sento di allargare è: guardate European Focus, European Data Journalism Network, Vox Europe, i canali social della Fondazione Megalizzi, Europod, anche come spazi verso cui proporsi, a cui agganciarsi. E l'altra cosa invece era l'ossessione, che lo so, Lorenzo è una persona molto timida, discreta, però noi ce l'abbiamo un'ossessione, che è quella di arrivare fino a Bruxelles in treno direttamente da qui, e quindi avere un, come dire, un investimento in una mobilità ferroviaria molto più... Pensare da Roma. Come? Dico, pensare da Roma. Un po' alla volta ci si arriverà, però insomma, ecco... Non so, Lorenzo, se vuoi aggiungere qualcosa di meno... l'ossessione dei treni trasfrontalieri è sicuramente una delle mie ossessioni. Però, ecco, diciamo, non per forza Bruxelles è un posto bellissimo, nonostante la brutta fama di cui gode, insomma, ci sono delle cose veramente brutte nel centro di Bruxelles, però ce ne sono anche di molto belle, soprattutto nei quartieri residenziali fino a 800 e inizio 900. Riporto la questione a Bruxelles perché una delle cose importanti, penso, del lavoro anche che facciamo noi è quello di dire: l'Europa non è solo quello che succede a Bruxelles. Naturalmente gli succedono delle cose importanti ed è importante seguirlo, però l'Europa è anche quello che succede sul fiume Oder, è anche quello che succede in Romania, anche quello che succede naturalmente in Ucraina, però insomma l'Europa è da tante parti. L'Europa è in Trentino e non serve, ecco, essere un politico Europe per raccontare l'Europa, si può benissimo essere un giornale che nasce e fa riferimento a un territorio anche piccolo per
raccontare l'Europa. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi dal punto di vista tematico, nel senso che raccontiamo l'Europa, sì, ma senza andare spesso a raccontare le politiche dell'Unione Europea, ma andando a raccontare, ad esempio, perché è complicato viaggiare in treno attraverso i confini nazionali in Europa. Naturalmente c'è dietro una componente di politiche europee, di mercato unico ferroviario che non esiste, di questioni di competizione, concorrenza, eccetera, però c'è ci sono modi di raccontare l'Europa, penso che vadano oltre alle questioni europee, che davvero toccano la vita dei cittadini, che è un po' quello che facciamo anche Osservatorio Balcani Caucaso, insomma, nella parte più tradizionale del nostro lavoro, che fa riferimento a sud-est Europa, insomma, in cui si raccontano spesso pezzi di vita. E per riprendermi a quello che a cui accennava anche Simone sugli stereotipi, una cosa che a me fa sempre abbastanza impressione, e se vogliamo è un'altra delle mie ossessioni oltre a quella dei treni transfrontalieri, è quanto ancora facciamo affidamento sugli stereotipi per leggere quello che accade anche in paesi molto vicini a noi, o quanto poco sappiamo di fatto su quello che accade in paesi molto vicini a noi, con magari alcune parziali eccezioni, magari un pochino la Germania, la Francia, la Spagna, insomma, di alcuni grandi paesi abbiamo qualche elemento anche culturale in più, dalla letteratura, cinema, o abbiamo una conoscenza un po' più vicina della vita politica, magari anche solo le facce e i nomi, mentre di altri paesi, oltre la capitale e vagamente la zona d'Europa in cui si trovano, magari non abbiamo molto idea. E una delle cose belle, mi sembra, dello European Data Journalism Network è anche quello di scoprire non solo forse storie, ma anche chi le racconta, insomma, giornalisti, testate locali, che fanno un lavoro molto bello o lavori molto belli in lingue che purtroppo non si conoscono, però la ricchezza di anche questi 5 anni di lavoro, scoprire la testata portoghese che fa dei lavori molto belli che in Italia non arrivano per forza di cose, il lavoro che fanno i polacchi, quello che fanno gli svedesi, avere l'occasione in questo modo per entrare in contatto con modi di raccontare storie, realtà locali che vanno molto al di là degli stereotipi o dei mezzi e delle opportunità di conoscere questi paesi che normalmente si hanno, quindi un po' la sfida è anche quella. Ti devi dire la tua ossessione, Chiara, non puoi scappare quel dire non posso giocarmi quella dei treni trasfrontalieri, la condivido con Lorenzo. Beh, se devo dirne una, no, ho sentito Alexander, secondo me Alexander voleva intervenire. Sì, provo a dire una cosa. No, in realtà io volevo fare seguito a quello che diceva Francesca all'inizio sul lobbying. Io penso che lei l'ha formulato magari in termini di lobbying, influenza sulle politiche pubbliche che vengono decise a Bruxelles. Però penso, poi correggimi se sbaglio, Francesca, che un po' insomma sotto traccia è un po' il grande tema del contrasto comunque tra capitale e lavoro, per mettere in maniera molto tradizionale e classica. E io penso che questo sia un ragionamento fondamentale in realtà anche per emanciparsi da un giornalismo troppo appiattito sul discorso del sovranismo contro l'europeismo. Riporre al centro la questione, insomma, del contrasto tra capitale e lavoro attraverso l'Europa, perché tanti fenomeni che noi conosciamo in realtà possono essere interpretati attraverso questa lente, a partire dalla crisi abitativa, la crisi ambientale stessa. Ora non dico che sia l'unica lente, però certamente è una delle lenti in più importanti, a mio avviso. E quindi riportare al centro anche del giornalismo, perché ovviamente nella politica si è smarrito completamente questa cosa, però magari nel giornalismo è più facile riportarlo un po' come lente interpretativa, può sicuramente aiutare anche al giornalismo di affrancarsi da questo linguaggio molto incentrato su interessi nazionali contrastanti, che per carità, per certi aspetti è anche vero, non è inutile nascondercelo. E l'altra cosa che volevo dire è che secondo me a livello europeo c'è qualcosa da esplorare in maniera più approfondita nel legame tra network giornalistici e network accademici, che penso si ricolleghi un po' anche al discorso del data journalism. Però io ho la sensazione che riuscire a rafforzare il legame tra giornalismo e accademia, che
negli ultimi anni ovviamente ha preso un po' il nome di solution journalism, o comunque lì c'è qualcosa da fare ancora secondo me e da esplorare, perché molto spesso magari i dati a livello europeo è più facile che ce l'abbiano le università per il lavoro che fanno e un po' meno i giornalisti, e allora forse combinare le due aree di expertise può aiutare a fare dei lavori molto molto interessanti. Mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa Lorenzo di questa cosa, per esempio. Ti lascio se vuoi rispondere. Comunque questo del network, delle collaborazioni tra giornalismo e accademia, ecco, questa è una delle nostre ossessioni, anche dentro l'osservatorio, per la natura un po' mista, perché ci sono ricercatori, ci sono giornalisti, e in realtà in questo scambio e anche metodi diversi o posture diverse nel modo di leggere e poi raccontare le cose, sicuramente ci sono frizioni, ma c'è anche uno scambio molto proficuo. Lorenzo, vuoi... Sì, no, solo per dire che effettivamente, cioè, sono molto d'accordo con Alexander, è un'opportunità che esiste e che andrebbe esplorata di più, bisogna trovare le forme giuste per farlo. Un pochino ci stiamo provando dentro Ediginet con alcuni progetti di ricerca in cui di fatto siamo coinvolti come partner giornalistici, però insomma ci capita di lavorare a fianco di ricercatori, ci è capitato di farlo sul tema della protezione dei dati, ci capita o ci sta capitando, e nei prossimi mesi vedrete una serie di cose sugli incendi boschivi. Una parte del lavoro così interessante che capita di fare dentro di Genet è anche cose un po' inaspettate. Tra due settimane sono in Olanda in un convegno di ricercatori di scienze forestali. Non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere, però c'è una rete europea che si occupa di incendi e di gestione forestale. È interessante capire loro che cosa stanno tirando fuori lavorando insieme a livello europeo e che storie ci sono poi a livello giornalistico. Quindi sì, è una strada che si sta iniziando ad esplorare, poco esplorata direi, non banale, perché ricercatori e giornalisti hanno modi di lavorare naturalmente diversi, ma anche obiettivi diversi, quindi no, non per forza una cosa che un risultato interessante dal punto di vista scientifico lo è sempre anche dal punto di vista giornalistico, viceversa, però. Alcuni piccoli esperimenti insomma stiamo iniziando a farli anche in questo ambito. Grazie. Io non vorrei tediarvi troppo, quindi concludo sulla mia piccola ossessione, che in realtà è quello di riuscire a raccontare e dare conto della, modo per dirlo, della foresta che cresce nel silenzio. Cioè noi siamo continuamente bombardati da notizie negative, che da fenomeni complessi, da problemi e sicuramente da cose che non funzionano, e sicuramente questa porzione di realtà c'è. E c'è un'altra porzione di realtà che forse non viene raccontata a sufficienza o non ci diciamo a sufficienza, per cui questo non tanto nell'approccio del solutions journalism, ma proprio anche del trovare modi per raccontare quello che poi funziona o quello che può valer la pena di tentare e quanti lo stanno comunque facendo. Quindi anche l'aspetto delle resistenze, io sono vicina a quella femminista, cioè anche quando insomma, non so, penso alle donne polacche di qualche mese fa, e nonostante ovviamente il fatto che riempissero le strade in Polonia fosse legato ad una scia di brutte notizie, pessime notizie, vederle così e così coraggiose a me ha dato un enorme coraggio, così come quando ho modo di incontrare attivisti magari nei Balcani che nonostante dei contesti molto ostili riescono comunque ad avere anche la radicalità per stare dentro certe situazioni e continuare a denunciarle, io penso che a me dà coraggio, forse è il coraggio della disperazione, non lo so, però penso valga la pena raccontare anche queste cose. Vi ringrazio, concluderei qui il nostro scambio e insomma ci sono tutti i nostri canali su cui rimanere sintonizzati: European Focus, il T quotidiano, Balcani Caucaso, europeandatajournalism.eu, Vox Europe e la Fondazione Megalizzi, che non so, i vostri social vi si trova così? Ecco, mi dimentico sempre di te Alexander, chi lo venia. Europod? C'è già un... Sì, sì, è europod.eu.
.eu. Perfetto. Grazie ancora e buona serata. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Ciao Ale. Ciao.